Ancora qui con voi fino a mezzogiorno parliamo di territorio, abbiamo parlato di Certosa in particolare, ma adesso facciamo anche un punto su San Pierdarena, sul Campasso, su Via Fillac, lato sud, cantiere Ponte sul Porcevera. Perché? Perché oggi alle 14 parteciperanno anche i cittadini di quella zona, D'Agostino e poi Bertoldi. Perché avete voluto coinvolgere anche che comunque cittadini e commercianti, diciamo dall'altra parte, tra virgolette, perché è un po' così che si dice sul Sì, perché quartiere. sono due quartieri che sono in sofferenza. San Pierdarena e Certosa sono, e il Campasso, ovviamente, sono proprio i tre quartieri che hanno subito tutto l'immaginabile, e anche l'immaginabile, di questa tragedia del Ponte Morandi. E ci sembrava giusto coinvolgerli, e ovviamente abbiamo trovato facile terreno, perché ovviamente ogni tanto l'unità sarebbe auspicabile su questi temi. Bertoldi. Via Fillac è un nastro molto lungo che unisce due realtà importanti e che per troppo tempo è rimasto separato e finalmente questa tragedia, se è servita a Sì. qualcosa, almeno ultimamente, è quello di parlarci e capire che i nostri problemi sono i problemi anche di San Pierdarena, della zona di Via Fillac, di Via Sì. Carlo Rolando, di Via Reti, cioè di tutte quelle persone che là lavorano e abitano. Quindi è giusto, giusto coinvolgerli, come è giusto coinvolgere tutte le delegazioni a monte di Certosa. Deve esserci veramente, ricordo, non è una manifestazione, è veramente un momento di riflessione su quello che abbiamo vissuto, su quello che viviamo attualmente e quello che vivremo. Anche perché quello che viene quasi spontaneo da dire, il cantiere in dirittura d'arrivo d'Agostino, quindi chiusure di strade, insomma ce ne saranno ancora poche, diciamo così, e poi la Speriamo. viabilità dovrebbe tornare ad essere ordinaria. Speriamo, speriamo, perché qui ripetiamo quello che abbiamo detto all'inizio, manca l'informazione. Noi ogni giorno ci troviamo di fronte a delle sorprese, come questa chiusura di Via Fillac. Sì che è stata, ripetiamo, messa sul sito del commissario, però al cittadino ancora stamattina, e glielo posso giurare, arrivavano le macchine delle transenne di Via Fila che tornavano indietro. Manca l'informazione. Come diceva giustamente anche Fabio, io vorrei sperare che anche il sindaco ne fosse a conoscenza di questo, perché ci sembra strano che dall'oggi al domani venga chiusa una strada. Forse il sindaco un po' di domande se le potrebbe anche fare, no? Ecco, Bertoldi, lei Sindaco commissario. ha detto proprio questo, ha detto oggi non è tanto una manifestazione quanto una volontà di Riflessione. riflettere, di mettersi insieme e riflettere, perché avete diversi dubbi anche sul futuro e in particolare su quello che riguarderà il famoso sottoponte, ovvero tutto quello che poi sotto il ponte dovrebbe nascere. Ritorniamo al discorso della regia. Noi vogliamo sapere, vogliamo innanzitutto essere attori del nostro futuro e non spettatori del nostro futuro. Ricordiamo che la Val Polcevera è la valle industriale per antonomasia di Genova, deve essere una forza, non deve essere soltanto una servitù. Noi vogliamo capire quello che sarà della nostra valle. Non credo che neppure un parco fatto sotto il ponte, con un progetto a 11 anni, non finanziato, possa essere veramente il risarcimento per delle realtà come quelle a monte e a valle del ponte. Anche perché è un progetto alieno, cioè vuol dire che non appartiene né a uno né all'altro. Certo. Noi vorremmo veramente non dei risarcimenti come sono stati fatti adesso a livello individuale, perché servono poco appunto. Noi vogliamo veramente che ci sia un intervento di riqualificazione del territorio, quindi pulizia, manutenzione, sanità, perché chiaramente non è un campo all'interno del comitato di cui io mi occupo, ma Enrico, Rossana Luigi ed altri si stanno occupando della sanità, perché ricordiamo
abbiamo comunque, e lo ricordo perché non tutti sanno, sulla Val Polcevera esistono circa 100.000 persone, potrebbe essere un capoluogo di regione, che ancora oggi non ha né una casa della salute e un ospedale per cui noi stiamo combattendo e che dia dei servizi che non dà. Quindi noi vogliamo veramente che ci siano delle risposte chiare, degli interventi ad hoc in breve tempo su queste realtà. Inoltre lo dicevamo d'Agostino, c'è un prossimo cantiere soprattutto nella zona di Certosa che partirà, che è quello dell'allungamento, del prolungamento della metropolitana. Quali sono i vostri timori rispetto a quello e soprattutto come state agendo come comitato? Allora, precisiamo subito, scanso equivoci, noi siamo favorevoli al prolungamento della tratta Brin-Canepari, anche se speravamo che arrivasse fino in piazza Pallavicini. Detto questo, noi stiamo valutando insieme, stiamo cercando di capire il progetto nella sua interezza. Quello che ci auspichiamo e che abbiamo già ribadito nelle varie commissioni comunali e municipali e nei dialoghi che abbiamo con i consiglieri e anche con gli assessori, che quando ci saranno questi cantieri vengono messi in sicurezza. Ovvero, cosa intendo per sicurezza? Tanto il cantiere di Via Brin, dove ci sono preventivati degli abbattamenti di un palazzo, abbiamo anche una scuola con 450 alunni e poi tutto il resto. Lì chiedevamo proprio una tutela per le polveri, i rumori, le vibrazioni, eccetera. Poi abbiamo il cantiere che si aprirà anche in Filea, che anche lì bisogna mettere delle protezioni in qualche maniera perché quel cantiere poi graviterà su via Vedovi, su via Mansueto e su via Piombelli e sono vie altamente abitate. Anche lì ci sarà tutto del disagio. Per non parlare poi della viabilità, la viabilità che andrà per forza di cose a incidere sui problemi del quartiere, via Iori, via Canepari saranno interessate, ma via Brin, via Ariosto, la mancanza dei posteggi, perché nell'area Filea spariranno ovviamente per far posto al cantiere 100 posti macchine. Perché quello è un parcheggio, un'area di parcheggio. Dove ne mettiamo questi posti macchine? Via Canepari è previsto che anche quelli saltino durante i lavori, per cui ecco, bisogna trovare delle soluzioni, anche se come comitato avevamo individuato e l'abbiamo fatto presente e il municipio l'ha subito recepito delle aree delle ferrovie che sono adiacenti appunto a Via Ioli. Ecco Bertoldi, anche questo cantiere potrebbe danneggiare il commercio o comunque mettere in ulteriore difficoltà il vostro mondo, che è un mondo fatto appunto di passaggio, fatto di benessere del quartiere. Allora, indubbiamente sì, sul benessere del quartiere bisognava forse intervenire in qualche maniera prima, perché è chiaro che vedere questa catena, questo rosario di saracinesche chiuse che si è arricchito di due o tre nuove chiusure solo negli ultimi due o tre mesi non è un bello spettacolo e soprattutto non fa pensare a un futuro roseo, a meno che non vi siano degli investimenti forti. Certo, indubbiamente, poi calcolate, Enrico sa che sulla metropolitana, su quella ferrovia non passerà soltanto la metropolitana, ma passeranno anche i merci e quindi c'è da pensare anche non soltanto a un disagio adesso per i lavori, ma una volta che i lavori saranno effettuati anche a un problema di vivibilità con treni che passeranno in delegazione a una certa frequenza, tutto quello che ne consegue, quindi bisognerà anche fare un impatto acustico, tante cose di cui ad oggi non abbiamo veramente nessuna notizia. Torniamo alla manifestazione di oggi, insomma alle 14 dove e come, anche come, perché in realtà vorremmo anche proprio capire come vi muoverete, se resterete lì, aprirete un dialogo, insomma. Deve essere un momento di riflessione, che non è una manifestazione nel vero senso della parola. Noi abbiamo chiesto alla
tanta gente di raccogliersi davanti a queste transenne e parlare di noi. So che ci sarà e spero che ci sia anche una rappresentanza della stampa, delle televisioni, e vorrei che a parlare non fosse io, non fosse Enrico. Io vorrei per una volta sentire veramente la voce dei commercianti, che so, perché io ieri ho fatto un giro lungo per tutta la delegazione, quindi da Saperena fino a Rivarolo, e ho sentito delle cose che vorrei che fossero riportate, non solo per la stampa, non solo per le autorità che invitiamo, perché noi vogliamo essere un punto di incontro in modo che le autorità prendano atto della situazione e poi agiscano di conseguenza. Ma vorrei che anche l'altra parte di Genova, quella con cui non riusciamo in qualche maniera a rapportarci, venisse a conoscenza delle problematiche che stiamo vivendo. Noi non ci vogliamo arricchire. Noi vogliamo vivere una vita normale come quella che si svolge in altre delegazioni. Appunto, soltanto questo. Sono le rivendicazioni di un intero quartiere, a parte i commercianti. Certo, sì, giustamente riprendo un po' il discorso di Fabio, questa non deve essere una manifestazione, eccetera, tant'è vero che non abbiamo neanche invitato a portare striscioni, cartelli, eccetera, proprio perché deve essere un dialogo tra cittadini, commercianti, stampa, politici se verranno, proprio per attirare un attimino l'attenzione sui problemi che ancora viviamo, perché io penso che Genova non sia mica al conoscenza di cosa sta succedendo realmente in Val Polcevera, San Pier d'Arena e Campasso, per non parlare poi di altre delegazioni come Sestri. Non credo che sia molto informata, per cui questo, ecco, come diceva Fabio, cerchiamo anche il dialogo con la città, che la città una volta tanto ci ascolti, ecco, perché crediamo proprio che manchi. È una cosa che ieri, in un dialogo che ho avuto col sindaco proprio ieri pomeriggio, ho ribadito. Noi ci sentiamo come nel Medioevo, quando c'era il castello con il padrone, i suoi cortigiani, poi al di fuori c'era tutta la povertà. Noi ci sentiamo i poveri, siamo fuori da questo castello. È ora di finirla questa visione. Noi abbiamo, giustamente, chiediamo anche rispetto, chiediamo rispetto. Grazie ad Enrico D'Agostino e Fabio Bertoldi, rispettivamente presidente e segretario del Comitato Liberi Cittadini di Certosa. L'appuntamento dunque oggi alle 14, lato Certosa, un momento insomma di aggregazione per riflettere sul presente e magari anche, perché no, sul futuro. Grazie per essere stati qui. Grazie. E noi torniamo tra qualche minuto, ancora qualche minuto, e siamo qui.